sono Edoardo Bettazzi, agricoltore, come vedi, CIA Toscana, e sono incavolato. Da Toscana vieni, Toscana, sei amico di Renzi? Boh, Renzi è un giullare, un cameriere dei banchieri, ma dei tecnocrati. Ma dai. È un venduto, ha fatto la firma, faranno 12 nuovi inceneritori. Ma... E gli inceneritori fanno vedere il cancro, fanno 50 tipi di diossine. Ma stai cambiando l'Italia, dai, sei sempre... E lo so che me lo fai apposta, sì, tutto bravo Renzi. Siete proprio bischeri toscani, guarda. Radio, mi vergogno per lui. Mi vergogno, un domani spero di entrare io in democrazia diretta, comunale con la moneta comunale. Sì. Grande professor Oronzo Duri, iniziano già in Sardegna con il Sardex, in Sicilia con il grano e via via, anche con il Ventex. Quindi il Renzex. Il Renzex. Quindi faremo anche un Toscanex, monete comunali e la sovranità gliela diamo noi cittadini, non aspettiamo. Vabbè, speriamo, perché qui ai regioni moneta sovrana senza interessi, le regioni senza interessi. Se le nominano il senato se lo nominano, cambio di paradigma. Aspetta, vabbè. Questo sistema crollerà, il sistema dei banchieri crollerà, non può andare male. Vabbè, crederci e lottare senza rabbia, perché bisogna anche loro inglobare. Namaste da Loa, amore. Ma quindi boicottare tutte le multinazionali, le corporation. Vabbè. Quando andremo, non Nestlé, no McDonald's, ma prodotti a chilometri 0, 20, 30, 50, chilometri anche 100, i prodotti italiani, ma dire i prodotti regionali nostri, siamo la migliore nazione del mondo, non ci batte nessuno, solo abbiamo dei politici indegni, indegni uguale i magistrati. Sai, te do un ultimo particolare. Prego, ma dopo mettila su. Sì, il Made in Italy, sai, allora, l'avanzo Export, import di Made in Italy 122,4 miliardi. Ti ricordi anche virgola 4 miliardi? Virgola 4, lo vogliono il Made in Italy, sti maiali. Sì, maiali, noi siamo gli unici svegli, gli maiali sono gli italiani. No, questi del TTP stanno, vogliono cancellare il Made. Ma scusami, hai detto, quindi è il disavanzo 122,4? No, esportiamo più di quello che importiamo. No, esportare i nostri prodotti è ovvio, perché ce li pagano. Certo. E perché lo vorrebbe fare anche Renzi? Perché per vendere un po' più di vino in America, di vino di parmigiano, reggiano, si calano le braghe così. Invece non va affatto questo accordo, ci invaderanno con i loro prodotti OGM, con gli anabolizzanti, con gli antibiotici che c'hanno. 143 in Europa, abbiamo 143.000 controlli, in America solo 6, USA, solo 6 controlli. Senti, questa la mandiamo a Renzi e a Boschi, va.